mostrarvi la nona giornata del girone d'andata del campionato di Serie D. Girone E, si sfidano Grassina e Aglianesi in queste di Panelli. Baccini recupera però il pallone lungo la linea di fondo, lo dà a Di Blasio, contrastato da Di Vito, prima occasione del match, almeno interessante il cross del numero 3 del Grassina. Arriva Calosi, Baccini la mette dentro di testa, è rimasta impassibile la difesa dell'Aglianese. Il cross di Calosi ha pescato Baccini sul secondo palo, gioco facile per il numero 10 del Grassina, insaccare di testa per il vantaggio della formazione di Matteo Innocenti. Il cross che ha liberato Calosi sul secondo palo, attenzione a Rosati, cross al centro, la deviazione, il pallone rimane lì, ha provato a respingere, c'è la rete da parte di Vangi, la mette dentro Vangi per l'immediato pareggio da parte del Grassina. Di Mattia Privisera, Baccini, ancora un dribbling da parte di Baccini, entra in area, la mette dentro Calosi, ancora il Grassina in vantaggio e le emozioni continuano a susseguirsi qui al Pazzagli. 3 gol in 3 minuti, adesso ha segnato Calosi, ancora protagonista Baccini con un gran dribbling all'interno dell'area di rigore, con suggerimento per Calosi che davanti a Cipriani non ha sbagliato, ancora incolpevole il portiere dell'Aglianese. Di Giannini, ma gli soffia il pallone Nieri che entra in aria, Nieri lo scarico e per Di Vito la conclusione di Vito, centrale Gianneschi, cross sporcato, chiedono il fallo di mano i giocatori dell'Aglianese. Il mancino di Malotti è centrale, non potente, allora Burzagli può parare senza difficoltà. Venuti non può accontentarsi, la rimessa dal fondo, Vangi la controlla e la mette di pochissimo fuori, che occasione per l'Aglianese. Controllo elegante di Baccini, Bigica prova a chiudere il triangolo con Baccini dà per il mancino da parte di Di Blasio, pare a terra Cipriani, andrà in mezzo a due avversari, Malotti su di lui, Nuti, bravo Nuti a interrompere l'azione dell'Aglianese, colpisce però Pisaneschi, allora il pallone torna in possesso dell'Aglianese con Rosati, Veronica di Rosati tenta l'imbucata, prolunga Nieri, Vangi la mette dentro ma si è alzata la bandierina dell'assistente Gokuluk. E così il tocco è per Rosati, cross di Rosati, molto interessante, c'è una trattenuta e c'è il direttore di gara che indica il dischetto, è andato giù Di Vito, trattenuta ai danni di Di Vito, di Mirabella che arriva in questo istante, la rincorsa di Rosati che spiazza Burzagli e ferma il pareggio, Fandoni. Baccini tra due avversari, il pallone filtra, Bigica, la conclusione di Bigica, il pallone esce di pochissimo, Calosi. Lancio per Vangi, attaccato da Benvenuti, Vangi per Di Vito, si scontra con degli innocenti, Bigica vince il contrasto con Malotti, attenzione al contropiede del Grassina, Giannini rincorre Calosi, il pallone per Baccini, la conclusione di Baccini e porta di nuovo in vantaggio al Grassina, David Baccini, ancora l'assist di Calosi, Baccini ha controllato, ha preso la mira con il bacino. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo tra Grassina e Aglianese, un primo tempo emozionante, si è concluso sul punteggio di 3-2 per il Grassina. Malotti per l'inserimento da parte di Gianneschi, tenta di servire all'interno dell'area Vangi con il piede Burzagli, il pallone rimane lì, Nieri entra all'interno dell'area, non c'è niente stavolta, fa segno l'anticipo su Nieri, parte palla al piede con il tacco per Baccini, ancora per Privisera all'interno dell'area, punta Cipriani, l'uscita di Cipriani, chiude lo specchio, Baccini si inventa qualcosa anche stavolta, Baccini va sul fondo, sterza, è arrivato a supporto Bigica, Calosi, il controllo di Calosi e la mette dentro, ancora Giovanni Calosi e ancora David Baccini, 4 reti per il Grassina, c'è sempre lo zampino del tandem di attacco rossoverde, stavolta la mette dentro Giovanni Calosi. Elli prova a far girare il gioco dell'Aglianese ma intercetta Calosi che lancia per Baccini, controllo di Baccini, arriva Di Blasio dall'altra parte, Baccini prova a fare tutto da solo, entra in aria Baccini, la conclusione finisce sul fondo, che occasione per il Grassina. Baccini all'interno dell'area di rigore, allontana Benvenuti, rimane in attacco l'Aglianese, cross di Collecchi verso il secondo palo dove c'è Malotti e stacca di testa, la trova lui e Burzagli nonostante la pressione di Vangi. Sì. Rosati verso Malotti, arriva Benvenuti a chiudere, Malotti la conclusione, chiude Burzagli che merito da del Colle al Malotti, Malotti calcia sull'esterno della rete, interessante Vangi che rimane a terra, il rinvio è interessante per Marzielli, Marzielli colpisce di testa, l'uscita di Cipriani,
fuori dalla porta, arriva il cartellino rosso per il portiere dell'Aglianese. Intervento scomposto, non cattivo, ma destro. Sfida Panelli, se ne va molto bene, serve, entra all'interno dell'area di rigore, Nuzzi raggiunge il fondo, il cross è per Marzielli, la conclusione di Marzielli per Leporatti, palla di fondo sul fondo, ha tentato forse il tiro Marzielli senza riuscire a indirizzare il pallone verso la porta, dove non c'è nessun compagno, e fischia tre volte il direttore di gara, applausi per il Grazina che vince per 4-2 contro l'Aglianese.